siamo su F1 Manager 23, un gioco che non ho mai portato sul mio canale, anzi in realtà è un gioco che dovevo portare sul canale YouTube, ma che non ho mai portato perché non mi piaceva la serie che stavo iniziando a fare, quindi l'ho lasciata in disparte. Però adesso che è uscito F1 Manager 23, perché è appena uscito il gioco, ho deciso di portarvi quindi la serie della carriera sia qui in live su Twitch che qui in video su YouTube, appunto. Quindi ragazzi, ci siamo finalmente, siamo benvenuti a questo gioco. Per chi non sapesse cos'è F1 Manager 23, è un gioco di Formula 1 ufficiale, come potete vedere ha tutti i diritti e tutto quanto. L'unica cosa è che non è che si guida come su F1 23, ma qui bisogna prendere le redini di una scuderia, quindi bisogna comandarla e portarla alla vittoria. Quindi è tutta simulazione, tutta tattica, tutte queste cose qui. Ovviamente ragazzi, se guardate dalla live la serie, è più bello, perché se vogliamo fare strategie, se vogliamo gestire la scuderia in un modo come volete voi, volete darmi consigli, ovviamente facendolo in live è molto più bello, perché mi potete dare i consigli in presa diretta e quindi potete condizionare la carriera in prima persona voi. Invece se la vedete in video basta che ve la godete, appunto, ve la godete e basta. Che scuderia scegli? Allora, la scuderia che sceglierò l'avete scelta voi. Su YouTube ho messo un sondaggio che potete appunto rispondere. Andiamo a controllare il sondaggio come è messo. Il sondaggio attualmente è messo così: la Williams sta vincendo il sondaggio, ragazzi. Voi che scuderia avreste scelto? Allora, nuova carriera comunque, andiamo a vedere. L'apice degli sport motoristici, pregustando i brividi che regalerà alla gara, il pubblico ha gli occhi già puntati sui circuiti di tutto il mondo, in attesa che la velocità detti legge ancora una volta. Le recenti modifiche al regolamento favoriscono i duelli in pista. Quelli che si aspettano una stagione 2023 priva di scossoni resteranno delusi. Attenzione, nel paddock c'è aria di cambiamento date le novità tra i team principal. La miccia della Formula 1 è accesa per un campionato esplosivo. I team principal stanno già pensando alle strategie. Servono piloti sicuri dei propri mezzi e naturalmente meccanici che siano in grado di spaccare il secondo ai box. All'alba della nuova era della Formula 1 non c'è squadra che non punti a un piazzamento, a un podio o addirittura al campionato. Nel 2022 la Red Bull ha letteralmente dominato la Formula 1, difendendo il titolo del campionato piloti e conquistando il campionato costruttori per la prima volta dal 2013. La nuova stagione vedrà il ritorno del loro Dream Team, Max Verstappen e Sergio Perez. Galvanizzati dai passati successi, i due non possono comunque permettersi passi falsi. Riuscire a dominare anche la stagione 2023 non sarà scontato. Ok ragazzi, abbiamo visto questa introduzione, bellissima, bellissima l'introduzione di F1 Manager, come potete vedere. Abbiamo sentito anche l'introduzione della Red Bull. Ogni squadra ha una sua introduzione, quindi io le andrò a vedere tutte quante. Ok, le andremo a sentire tutte quante. Sulla carta, la stagione 2022 della Ferrari è stata veramente stellare, con un doppio secondo posto in entrambi i campionati. Ma il loro anno è stato segnato da qualche errore di troppo, e quel secondo gradino ha avuto quasi il sapore di un premio di consolazione. Con Charles Leclerc e Carlos Sainz in pista e un volto nuovo come team principal, nel 2023 la vetta potrebbe essere alla portata, a condizione di non ripetere gli stessi errori. Vegeta, mi sa che ti stai sbagliando. Andiamo avanti, Mercedes. Il 2022 è stato un anno difficile per la Mercedes. Terza nel campionato costruttori, la squadra ha interrotto una serie vincente lunga 8 anni. È comunque un buon risultato alla luce di una brutta partenza, ma non basta. Quest'anno la squadra vede il ritorno della coppia tutta britannica composta da Lewis Hamilton e George Russell, intenzionati a riprendersi la corona. Ci sono già riusciti in passato e sicuramente sanno cosa servirà per ripetersi. Alpine. Nella stagione di debutto, nel 2021, la Alpine ha chiuso quinta. L'anno successivo ha ottenuto la quarta posizione. Riuscirà a piazzarsi nei primi tre posti, ora che non può contare su un veterano come Fernando Alonso? O saranno proprio Esteban Ocon e il nuovo arrivato Pierre Gasly, suo compatriota, i due piloti che spingeranno al salto di qualità? Solo il tempo e l'eccellenza in gara potranno dircelo. McLaren. È stato un finale di stagione frustrante per la McLaren, che ha chiuso al quinto posto tra i costruttori, sotto di uno rispetto al 2022. Nel 2023 si affidano a Lando Norris, unico pilota fuori dalle prime tre squadre ad aver conquistato un podio l'anno scorso, e all'ambitissimo debuttante
Oscar Piastri. Con questa formazione la McLaren potrà senza dubbio lottare per risalire la china in questa stagione. Da adesso partono i team che ho scelto da poter usare, cioè l'altra metà della classifica, cioè gli altri 5: Alfa Romeo, Aston Martin, Haas, Alfa Tauri e Williams. Queste sono le scuderie che vi ho messo nel sondaggio perché sono le scuderie più difficili da gestire, e direi che è più bello che prendiamo una scuderia piccola piuttosto che una scuderia grande e la portiamo appunto in vetta. Quindi Alfa Romeo. L'Alfa Romeo ha mostrato i denti nel 2022, facendosi strada fino al sesto posto del campionato costruttori con l'inedita coppia di piloti formata da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. I due hanno dimostrato di avere la grinta necessaria e nel 2023 torneranno in pista con l'obiettivo di scalare ulteriormente la griglia. La squadra di Hinwil dovrà scontrarsi con una dura competizione. Ai piedi del podio scalpitano in tanti e la lotta sarà feroce. La Aston Martin ha chiuso la stagione 2022 al settimo posto, sfiorando di un soffio il sesto. Forte di investimenti significativi e strutture moderne, questo potrebbe essere l'anno giusto per la squadra. Arruolando Fernando Alonso dopo il ritiro di Sebastian Vettel, hanno scambiato un pilota pluripremiato con un altro. Lance Stroll, che completa la formazione, potrebbe aiutarlo a portare la Aston Martin ai piani alti della classifica. Haas. La Haas ha chiuso la scorsa stagione all'ottavo posto del campionato costruttori, meglio delle precedenti, ma nulla di cui gioire. Con il ritorno in Formula 1 di Nico Hülkenberg, venuto ad affiancare Kevin Magnussen, la Haas ha deciso di puntare tutto sull'esperienza per inseguire finalmente un risultato migliore. Con la tenacia che li contraddistingue, proveranno a trasformare quell'esperienza e quella passione in punti preziosi. Alfa Tauri, penultima. La stagione 2022 della Alfa Tauri si è chiusa all'insegna della delusione, al nono posto, il risultato peggiore dal cambio di nome. Ma non c'è tempo per piangersi addosso se vogliono lottare per un piazzamento migliore in classifica. Con la firma di Nyck de Vries, che andrà ad affiancare il veterano Yuki Tsunoda, l'Alfa Tauri deve scrollarsi di dosso i problemi dello scorso anno e guardare al futuro. Williams. Nel 2022 la Williams aveva sperato in qualcosa di meglio del decimo posto nel campionato costruttori, ma ormai è acqua passata. Il debuttante Logan Sargeant si è unito ai ranghi dopo una fenomenale stagione in Formula 2, per guidare la squadra al fianco del più esperto Alex Albon. Con la giusta guida, la Williams può tornare in pista in grande stile. Abbiamo visto le introduzioni di tutte le scuderie e siamo messi malissimo. Sono tutte belle scuderie, onestamente, però io devo tener conto del fatto che ho fatto votare voi. 62 voti e c'è Williams al 44% qui. Si parte con la Williams. Avete deciso voi con i vostri sondaggi? Ho sondaggiato varie volte. Si inizia con la Williams. Nome, il team principal ovviamente Riccardo Bianchetti, non ve lo so neanche che a dire. Avviamo la partita. Riccardo Bianchetti, squadra Williams, guida per esordienti, manager entrante. I dettagli della squadra non possono essere modificati in seguito, tuttavia è possibile disattivare la guida per esordienti e postazioni in qualsiasi momento. Conferma, ragazzi. Si va. Ok, ragazzi, allora questo gioco è molto dispersivo per quanto riguarda la gestione, però io più o meno so che cosa devo fare all'incirca. Andiamo subito a vedere le email. Ciao Riccardo, da parte di tutti un caloroso benvenuto da Team Williams. Considerato il tuo recente ingresso, volevo informarti che gli obblighi verso gli sponsor di questa stagione sono già stati negoziati. Ho capito. Obblighi sponsor, apparizione pilota. Vabbè, queste robe sono cose già programmate dal gioco, non posso fare nulla. I miei piloti attualmente sono Alexander Albon, 81 di valutazione, e Sergeant, che è stato appena ingaggiato con un contratto di un anno. Onestamente io, ragazzi, io lo terrei a Sergeant, ma il primo anno non si stravolgono i piloti, al massimo il personale. Esatto, cioè secondo me piloti stiamo messi, cioè dobbiamo starci, raga. Abbiamo il capo dell'aerodinamica, che è il più scarso. Potenzierei il telaio a questo punto. Io farei un telaio potentissimo, raga. Componenti raffreddamento motore meno 3, aerodinamica ottimizzata, prestazioni in gara, aerodinamica ottimizzata, mi sconfinfera, ragazzi. Vediamo così. So curioso di vedere come se questo sviluppo del telaio dà dei vantaggi. Andiamo avanti, ragazzi. Contratto accettato. Assumi. Va bene, prendiamolo. Firma un contratto con un pilota o un membro del personale. Va bene, abbiamo un nuovo Cristiano. Benissimo. E adesso dobbiamo prendere l'altro. Oh, alleluia. 2,5 milioni. Vabbè, conferma. Comunque è forte sta tipa. Abbiamo cambiato un po' il personale. Va benissimo. Andiamo, ragazzi. Al weekend di gara.
gara in Bahrain, prima gara di Riccardo Bianchetti come gestore, come team principal, non so, della Williams Racing. Benvenuti in Bahrain, amici spettatori. La Formula 1 è qui. Squadre e piloti sono tutti qui per lo stesso motivo: vincere. Ma la stagione è lunga e dovranno dimostrare di reggere la pressione della Formula 1. L'asfalto rovente e abrasivo del Bahrain è notoriamente spietato con le gomme. I piloti dovranno fare i conti con diverse curve a media e bassa velocità e le frenate contribuiranno a degradare gli pneumatici. Va bene, basta Gianluca. Sessione libere. Andiamo a fare le prove libere. Preparative P1. Preparativi pilota. Mescole, componenti auto. Va bene. Assetto auto. Va prima testato, no? Fai prima un giro e vedremo. Ovviamente non mi vado a vedere le prove libere, ragazzi. Alexander Albon 10º, Sergeant 19º. Ok, vai alle prove libere 3, simula sessione anche qui. Allora, 12º e 15º. Vabbè, prospetto un Q2, che è il nostro obiettivo alla fine. Ok, Sergeant sta al 93% preparato all'assetto, buonissimo. Una buona preparazione di pilota garantisce un maggior livello di fiducia per il resto del weekend di gara. Benissimo. Benvenuti, siamo alle qualifiche. Pronti a entrare nel vivo. Quello del Bahrain è un tracciato polveroso e molto abrasivo, che mette alla prova soprattutto le mescole. Qualifiche, signori. La gestione delle gomme sarà fondamentale qui. Charles Leclerc è stato sotto i riflettori ultimamente. Fin qui, qual è il tuo giudizio su Leclerc? Allora, panoramica, risultati, va bene, risultati, prove libere, sponsor, dobbiamo raggiungere, ragazzi, dobbiamo raggiungere il Q2. Gestisci le qualifiche io le gestirei. Mo' mi devo ricordare come si fa. Siamo a 15 più o meno, dai. Ok, direi di andare. Ritorno in pista. Anche Sergeant, vai. Tutte e due. Ci siamo. Radio check. Ricevuto, amico. Andiamo a vedere un po' le cine... Dai Albon, belle, sono buone, i rumori delle auto sono bellissimi. Wow, l'helmet camera, ragazzi, questa è la nuova feature di F1 Manager, la helmet camera. Bellissimo. Vai Albon, dacci dentro, levati la Ferrari davanti. Giro... stranamente carino. Sergente come sta andando, vediamo. Ok, tutte e due tempo verde. Vediamo un po', 1.33. Insomma, come va Sergeant? Male ragazzi, molto male. E siamo solo, minchia, De Vries è più avanti di noi. Male, 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 va rifatto. Via. Adesso, non dovrebbero trovare traffico. Stanno andando a fare il giro ragazzi. Sì, non hanno traffico ragazzi, non hanno assolutamente traffico. Mo si tira. Albon non si migliora, Sergeant sì però. Non si migliora Albon, ragazzi. Non si è migliorato Albon, signori. E neanche Sergeant. Tutti e due fuori alcuno, ragazzi. Male, male, male. Male, ragazzi, sono usciti su. È il momento di darsi battaglia. È il giorno della gara. Gara, ragazzi. Il Bahrain ha ospitato alcune delle gare più emozionanti di sempre. Gara per noi. Quindi abbiamo detto A, strategia A per Albon, strategia B per Sergeant. Raga, io opzioni pilota metterei strategia Hers subito a sorpasso. Modalità passo per Albon la metterei subito all'attacco. E Sergeant invece lo metterei così, però sempre con strategia Hers sorpasso. Dai, proviamo un po' così. Eccoci qui. La partenza per due volte. Si spengono le luci e via, partiti! Dai, dai, Albon. Ciao, Flaranga. Benvenuto. Dai, Albon, in fila di ovunque. Happy to use overtake. Yes. Ok, 16º, Albon. Allora io farei neutro e adesso che attivano il DRS direi di attivare il DLRS. Giro di DRS arriva adesso. Quindi rimettiamo... Ersa potenza e andiamo a vedere se adesso Albon riuscirà a passare. No, Sergeant ha perso posizioni. Ci serve che Albon passi De Vries il prima possibile. Albon ha sorpassato De Vries. Benissimo. Albon deve andare a prendere Gasly, che è veramente molto lontano. 15ª posizione comunque per il nostro carissimo Albon. Sergeant ha passato Zhou. Buonissimo.
Abbiamo preso la posizione. Albon è qui attaccatissimo a Gasly e a tutto questo gruppone, raga. Se lo vediamo dall'altro, un gruppone bello grande, fino all'undicesima posizione. Che è successo? Ok, qui c'è De Vries. Decide di provarci. Ah, ma ha passato lui. Pensavo Sergeant avesse passato De Vries. Però Sergeant sta facendo una bella gara. Sta prendendo posizioni. Una posizione in 19esima. Incidente tra più auto. Ragazzi. Siamo. No. All'ultima curva qui. Mi ha fatto non l'incidente. Margini. Oh, non era intenzionale, ovviamente. Ma il contatto c'è stato. Difficile mantenere la sicurezza così. E mo? La squadra incollata agli schermi vede i Sergeant come sta? Penalità di tempo 5 secondi, ragazzi. Sergeant penalità per l'incidente con De Vries. Molto male, partiamo molto male. Magnus in bloccaggio a curva 1, buonissimo. Infatti scende di posizione, va benissimo. 14esimo Albon, signori. Incidente, signori. Non so bene cosa sia successo. Incidente tra chi? Torniamo in pista. Bottas. Siamo all'ultima curva. Nessuno spazio di manovra. E qui si vede il contatto tra le vetture. Bottas mi sa che prende la penalità a questo punto. Infatti prende penalità. Albon 13esimo in tutto ciò, ragazzi. Con Bottas o con penalità, eh? Albon potrebbe puntare i punti. Bottas ai box, ragazzi. Sconterà la penalità? Ha scontato la penalità Bottas. Passiamo in 12esima posizione. E siamo dietro a Gasly. Gasly che adesso non ha più il trenino DRS, però. Gasly davanti non ha più nessuno. Albon deve spingere. Un'altra bandiera gialla. De Vries testa coda curva 13, signori. Credo che fosse alla curva 13. Ecco, ecco il danni? Non vorrà ripetere. Non si vede. Pit stop ottimale, 2.7. Ora quello da gestire è Sergeant. Siamo rientrati in 15esima posizione. Giro più veloce di Sainz 1.15.8. Sergeant è da gestire ora. Sergeant deve attaccare con queste gomme finché può. Aggiornata la strategia per Sergeant da parte mia. Ma Sergeant se la fa fino alla fine così. Albon invece che dice? Ah, Albon ha sorpassato. Ah, fermi tutti. Albon ha sorpassato Gasly. Ed è una buonissima cosa. Però dovresti andare a prendere Norris adesso, che è distante 2.5 secondi. Ma come Sergeant problema i box? Logan Sargent entra i box. La sosta è lenta, non ci voleva per la squadra. Cosa? Che cosa ho visto? È per la penalità, sì, probabilmente, ma raga, avete visto che buggone? Eccolo! Albon sorpassa Norris. GG, benissimo. Hulkenberg ai box, Albon decimo. Se rimane così, Albon va a punti. Tanto deve arrivare alla fine, gli altri devono fare altri pit stop. Gasly sorpassa ad Albon. Male. Però gli rimaniamo comunque dietro. Albon sorpassa, amici. Gomma che va usurata adesso e poi va cambiata. Io proverei a rientrare ora, così gli togliamo il DRS a Gasly. E noi proviamo a fare dei giri potenti. Si sta avvicinando Albon. Ci abbiamo Tsunoda dietro. Gasly box, signori. Vediamo se uscirà prima o dopo di noi. Ci abbiamo fatto. Sorpassato Gasly. Benissimo. Teniamolo lontano. L'undercut ha funzionato più o meno. Gasly sorpasso Albon. Mannaggia. Di Gasly è andato, raga. Non siamo più in zona DRS. Ma Gasly con che gomma sta? Ma Gasly sta con la rossa. Niente, ci ha preso pure Magnussen. Hulkenberg ci ha sorpassato. Onestamente, vince Verstappen. Perez secondo, Sainz, Leclerc, Alonso, Stroll, Russell, Hamilton, Gasly, Ocon. Max Verstappen taglia il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. As, Magnussen, Hulkenberg, Albon, 13esimo, raga. P13 nella prima gara. Partiti P16, non mi ricordo, era. Buonissimo, il sergeante purtroppo ha avuto penalità e cose. Però ragazzi, posizione 13 per Albon. Io non direi neanche malissimo. Poteva andare decisamente peggio, ragazzi.